Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vedere insomma i momenti difficili, dipingerlo come in lite o come ha fatto qualcuno oggi, mi pare il titolo principale di Repubblica, come una già una casa delle libertà dove volano i coltelli, mi sembra leggermente eccessivo. Giustamente Salvini vuole fare pesare la sua presenza. Mi pare che queste contrapposizioni siano state molto utilizzate anche in passato per mettere due galli del pollaio l'uno contro l'altro. I problemi che ci sono adesso non credo che siano insormontabili, cioè questo ministro dell'economia si trova, è chiaro che a me sembra più un problema psicologico nel dover sempre dire mettiamo qualcuno che non terrorizzi, mettiamo qualcuno che non spaventi. No, questo mi è chiaro, però restiamo un attimo sulla Lega, diciamo, e sulla quadra del governo, poi arriviamo alla questione del Ministero dell'Economia. Allora, quante caselle può portare a casa, secondo te, questo Salvini, quello del 9%? Beh, già che mettano Giorgetti non è proprio una casella di Salvini, mettiamola così, una casella di Salvini meno che patisce Salvini, questo mi non è esattamente non è esattamente un candidato fantastico, no, dal punto di vista salviniano. Vedo Piantedosi, che un altro che ha lavorato con Salvini, mi pare, però insomma anche lì non siamo proprio, è difficile parlare di ultra salviniani, e chiaramente in questo governo è sottorappresentato il salvinismo, ma forse è rappresentato il giusto, probabilmente l'agricoltura, quando due o tre ministeri, chiaramente almeno uno di peso glielo devono dare. Dopodiché mi stupirebbe se Salvini, cioè, Forza Italia si impunta sulla Ronzulli, signori. Io capisco che non è il male, assolutamente non è il male dell'Italia, come ha notato Cerno, però è una che gli elettori che potevano andare a quel paese, quelli che non volevano vaccinarsi, ha detto delle cose orribili per due anni, anche a gente, anche nei confronti dei suoi alleati di governo, compresi quelli di Fratelli d'Italia. Quindi che ci sia un'impuntatura su questo nome, e beh, sia Davide ovviamente che sulla Lega, Tommaso, voglio sentire. Sulla Lega molto rapidamente, molto interessante la questione. Io fossi in